essere puntuali, siamo puntuali. Sì, neanche a farlo apposta. Sono contenta di vederla. Come va dall'ultima volta? Beh, come lei sa. Lo so. È passato quasi un anno da quando il caro Vittorio ci ha lasciato. 3 anni, signora di Gran Palle. 3 anni? 3 anni volevo dire. Come passa il tempo? Sono lunghi. Prego? Sono i minuti che sono lunghi. Sì, specialmente di notte. Specialmente di notte. Caro Vittorio, come le voleva bene, signora di Crampon. Prima di diventare muto, mi parlava spesso di lei. Dio mio, ma come gli è venuto in mente di diventare muto? La paralisi, cara signora. La paralisi. È cominciata al lato destro. Il lato del fegato. Prego. È il lato del fegato. A sinistra il lato del cuore, a destra il lato del fegato. Sarà. E comunque, già prima della crisi avrei dovuto sospettare qualcosa. Per averlo saputo. I nostri rapporti diventavano sempre più rari. Ah sì? Mi racconti? Che resti tra noi, signora De Crampon? Giulia, lei conosce la mia discrezione. Allora, se ho capito bene, i vostri rapporti. Insomma, mio marito era quel che si dice un mandrillo focoso. Un mandrillo focoso? Come mi piace questa espressione. Anche troppo focoso. Ho l'impressione che abbia incendiato tutto il combustibile che si trovava nei suoi paraggi. Oh. Se pensa al numero di segretari dattilografi che salirono di grado grazie a lui. Non è possibile. Non che gliene faccia una colpa. Povero caro Vittorio. Gli procurerei volentieri tutte le donne dell'universo se servisse a farlo risorgere dalla tomba. Fino a questo punto. E anche di più, signore Crampon, anche di più. La passione non vale i piccoli dettagli. E il tratto che avevo quando era vivo era proprio di badarvi. Quando penso alla scenata che ho fatto alla lattaia. Ma perché? Anche la lattaia? Tutti gli yogurt in faccia! Vittorio, perdonami! Giulia, la prego, si sieda. Se qualcuno ci vedesse... Mi scusi, il dolore mi fa perdere la testa. Ma Giulia, non faccia così. Si sieda. Venga. Grazie. Allora, se ho capito bene, Vittorio lo trascurava. Me? Neanche per sogno. E dunque? Come le dicevo, mio marito prima della crisi non era più lo stesso. A volte stavamo 10 giorni, 12 giorni, 13 giorni senza. Sì, sì, ho capito. All'inizio mi davo la colpa. Giulia, sei fredda. Giulia, non raggiungi l'altezza del tuo Vittorio. Giulia, ti manca il fiato. Era molto esigente. Esigente? Sì e no. Raffinato soprattutto. Raffinato. Come lei sa, si chiamava Baudin. Vittorio Baudin. Ma in realtà discendeva direttamente da Les Saint-Foy, Vigneur de Saint-Ange. E com'è possibile? Durante la Rivoluzione francese, un suo antenato, Giulio de Saint-Foy, Vigneur de Saint-Ange, per evitare certe seccature, aveva preso a prestito il nome di Baudin. Per essere esatti, aveva pagato un certo Cesare Baudin perché andasse a farsi ghiottinare al suo posto. Ma questo signor Baudin si fece tagliare la testa per procura. Ah, lei sa, per denaro. Questo tanto per spiegare certe finezze del mio defunto marito. Nelle sue vene scorreva sangue blu. Una De Crampon come lei, signora, mi segue certamente. La seguo. Quindi, per tornare a quello che ci interessa, dopo essermi dato inizialmente la colpa, capii che non mi curavo abbastanza in quel campo. Che la mia freddezza poteva alimentare i fuochi pericolosi. Altri gatti ci covano, pensai. Una sera, che era tornato a casa più tardi del solito, lo raggiunsi in bagno, chiusi la porta a chiave e dissi: Vittorio, non abbastanza! Scegli o me o Barnaba! Barnaba! Sì, Barnaba, il nuovo contabile! Ma perché? Vittorio, il signor Baudin era pure... E perché no? Era un bellissimo ragazzo! Che occhi! Nessuno avrebbe mai pensato che quegli occhi divorassero cifre dal mattino alla sera. O era forse proprio questo, erano quegli occhi, quella purezza, quella specie di scintillio matematico. Ah, ma l'annoio con tutte queste storie. Annoiarmi? Niente affatto. E cosa rispose Vittorio quando lo nominò Barnaba? Niente, da allora diventò muto. L'arrivo di malattia gli stava già intaccando il milano di capo ufficio. E io lo accusavo, quel carenzeta, lo opprimevo, cadevo nella meschita. E le piccole questioni di miseri punti di vista. Vittorio, perdonami!
uccide. Povero Angioletto.